Alle 10:43 minuti in diretta a Radio Number One. Allora è arrivato il momento di collegarci con la nostra redazione, dove ci sta aspettando Andrea Ferrari, che vado subito a salutare. Ciao Andrea, ben arrivato. Ciao Fabiana, ciao a tutti. Eccolo lì. Allora, oggi giornata ricca, insomma, di storie, di stories, di tweet, insomma di tutto e di più, perché poi c'è stato il discorso anche del nostro presidente del Consiglio, Mario Draghi. Ma insomma, raccontaci tu un po' di che cosa si parla sui social. Allora, su Draghi ci arriviamo. Volevo partire con l'hashtag giornata del gatto, perché ci sono tantissime foto, tantissimi video di gattini per celebrare la giornata di uno dei nostri amici a quattro zampe. Sì. Mario Draghi questa mattina appunto ha parlato in Senato per presentare il programma di governo. Ma non di gatti, vero? No, infatti tu mi dirai, ma che cosa c'entra? Cosa c'entra? No, perché un tweet che volevo leggerti è: si sente già la mancanza del tocco di Casalino nei discorsi del Presidente del Consiglio, nemmeno un riferimento da parte di Draghi alla giornata del gatto. Quindi, ma dai, povero Casalino, però. Povero Casalino, ma non è vero! Poi adesso sta andando ospite, l'hai visto? In tutti i programmi della TV a presentare il libro, cioè ragazzi. Esatto, è un po' preso pazzesco. Di mira. Però poi dopo abbiamo collegato un po' i due discorsi, no? Sul gatto, certo. Sui amici e su Mario Draghi. Infatti gli altri hashtag in tendenza sono Senato e fiducia. Per i temi nello specifico avete sentito, insomma, nei nostri notiziari anche tra poco. È un discorso che è piaciuto molto a praticamente tutti, anche al popolo dei social. Infatti qualcuno scrive: con ogni mezzo è il nuovo whatever it takes, nel senso che ha ripetuto molto spesso questa frase. Sì. Con ogni mezzo. E a tutti i costi sarebbe, esatto. Poi. Dopo il discorso di Draghi per la fiducia di oggi sono sicure due cose: Renzi politicamente non esiste più, Conte pure. Oppure un Presidente del Consiglio che nel suo primo discorso parla di giovani e non di pensionati è un ottimo inizio, secondo appunto alcuni. Poi parliamo di primule. Le primule, sai che erano le strutture ideate dal commissario all'emergenza Arcuri, disegnate dall'architetto Boeri per la somministrazione dei vaccini, no? Ecco, senza nominarle esplicitamente, Draghi ha affermato la volontà di archiviare queste scenografiche primule, appunto. Ah. E qualcuno sui social ha commentato: stock di primule in offerta, svendo tutto. Piuttosto che: ci auguriamo così di passare del tutto dalla politica che pensa solo all'apparire alla politica del fare, no? Perché poi queste strutture un po' particolari, molto, molto carine, disegnate. Certo, diciamo è finita forse l'era dei proclami, giustamente, insomma, ci sembra, come dire, un presidente del consiglio orientato a parlare dopo che, insomma, si sono fatte delle cose, non a fare degli annunci ai quali non fanno seguito, come dire, operazioni concrete, no? Esatto, l'ultimo è: l'alito di Draghi ha fatto appassire le primule. Ma no! Sì, no, ma non è una bellissima immagine. No, infatti. Ma poverina la mascherina, poi no. No, infatti, non dovrebbe passare. Dico l'alito, No, certo. Allora, fra gli argomenti in tendenza, volevo chiudere con questa cosa, cioè hashtag ionico. Ionico? Sì. Allora, c'è un profilo Twitter che ha quasi 10.000 seguaci che si occupa di ironizzare un po' sulle relazioni sentimentali, amorose, eccetera. Non ti dico come si chiama perché c'è una parolaccia in mezzo, quindi non me la sono neanche e non si può dire, vabbè. No, non si può dire. Allora, c'è un tweet di qualche ora fa di questo profilo con scritto: non mi interessa sapere quale sia il tuo segno zodiacale in riferimento a una possibile partner. Io voglio sapere qual è il tuo ordine architettonico preferito. Così, non c'è un senso logico in tutto questo. No, cioè, scusa, ripeti, perché questo. Allora, ripetiamo che, insomma, qua bisogna far chiarezza, ok. No, non mi interessa sapere quale sia il tuo segno zodiacale per intraprendere eventualmente una relazione, ma io voglio sapere qual è il tuo ordine architettonico preferito. Cioè, un nonsense totale, non ha molto senso questa cosa. Anch'io mi sono un po' vergognato a scriverla per parlartene adesso, però ci sono in questo tweet tre immagini dei capitelli dorico, ionico e corinzio, no? Certo. E questo hashtag ionico è diventato di tendenza. Tantissimi commenti di risposta, di cui uno dice: ionico tutta la vita, chi vota dorico è un maledetto spartano. Oppure: io sempre stata ionico, ecco, tutti votano ionico e anch'io non ne capisco il motivo, forse perché mi viene da pensare. Ma tu, Andrea, che sei bravissimo, adesso ci descrivi tutti e tre, no? Ionico, dorico, corinzio, vero? Però ionico è quello super semplice. Esatto. Molto, molto così, disegnato in maniera basico, ma minimal, ecco. Quello ionico che hanno votato tutti è quello con qualche
elemento in più, sì, sì. E quello più sfarzoso di tutti, più complicato, è il Corinzio. E forse sì. Ionico, essendo la via di mezzo, è stato quello più gettonato dagli utenti che hanno iniziato a votare. Cioè, ma tu pensa, ma io sai che non lo so se sono nulla. Corinzia. Boh, mi sa di sì, però io sono più Corinzio. E tu? E i nostri ascoltatori sono più ionici o corinzi? Secondo me ci mandano a quel paese se glielo chiediamo, però possiamo farlo, possiamo chiederlo. Scrivetecelo, di quale, diciamo, a quale stile architettonico dei tre appartenente, naturalmente. Quale sentite al, più vostro? Ecco, quale sentite più vostro? Il 393-444-0444. E vabbè, del resto, insomma, sui social ci si sta bene anche per questo, perché a volte ci sono delle cose talmente strane che ci fanno anche però divagare. Allora, Andrea, io ti ringrazio e ritorneremo ovviamente a parlare di social venerdì, giusto? Sì, venerdì. Venerdì. Grazie ad Andrea Ferrari. Buona giornata, Andrea. Grazie a te, ciao. A presto.